Quindi abbiamo visto come l'Inghilterra ha gestito i fenomeni migratori e fondamentalmente abbiamo cercato di riflettere su quelle che sono state le modalità, di quelle che sono le modalità messe in atto dai paesi che utilizzano modelli multiculturali per gestire le presenze straniere. Abbiamo visto quali sono state le principali modificazioni sul piano economico e produttive che si sono avute nei paesi capitalisticamente avanzati a partire dagli anni 70, e abbiamo visto come queste modificazioni siano in realtà, come ovvio che sia, sempre il frutto di scelte politiche. Se è vero quello che avevamo detto nella scorsa lezione, anche nelle prime lezioni che abbiamo fatto insieme, ovvero il fatto che la gestione delle presenze migranti e le politiche migratorie sono in ultima analisi una modalità per gestire forza lavoro migrante, è chiaro che cambiando il sistema economico e produttivo cambieranno anche le esigenze dei paesi importatori di forza lavoro rispetto alle dinamiche migratorie. E questo è piuttosto banale da capire, anche perché aumentando la disoccupazione, quindi le fabbriche che iniziano a chiudere, a licenziare, non c'è più necessità di importare forza lavoro, ma anzi c'è il problema opposto, i paesi si ritrovano nella situazione in cui hanno masse di lavoratori senza più un'occupazione, e cercare di gestire quelle presenze, perché nell'ipotesi dei paesi, in particolare per esempio abbiamo visto nella Germania, le migrazioni erano migrazioni da lavoro, quindi se non c'era più bisogno, da un lato i migranti dovevano tornare nei propri paesi e dall'altro si bloccavano i nuovi arrivi. In realtà sappiamo che anche oggi gli studi ci dicono, per esempio a seguito della crisi che interessa i paesi dell'Europa fra il 2007 e il 2008, i numerosi migranti che sono stati licenziati, colpiti dall'effetto della crisi, non è che sono tornati nei propri paesi di partenza, ma hanno cercato di affrontare la crisi nei paesi in cui vivevano. Stessa cosa successe all'epoca degli anni 70. Quindi i paesi sostanzialmente si trovano a dover gestire, da un lato, le presenze di cittadini stranieri che hanno già sul territorio, dall'altro iniziano ad attuare delle politiche di stop. Cioè, quegli stessi paesi, la Germania, l'Inghilterra, la Francia, l'Olanda, che in qualche modo avevano incentivato gli arrivi. Non so se ricordate quando abbiamo parlato del caso tedesco, venivano fatti accordi bilaterali con i paesi di partenza ogni anno per far arrivare forza lavoro. Bene, quegli stessi paesi che fino agli anni 70 incentivano gli arrivi, perché serve manodopera, ad un certo punto non hanno più bisogno di questa manodopera, quindi iniziano a chiudere le frontiere. Vengono attuate quelle che negli studi sono definite politiche di stop, ovvero la chiusura delle frontiere. Cosa significa questo? Questo è importante perché ci permette anche di ricollegarci un po' alle dinamiche contemporanee rispetto alla migrazione. Immagino che avrete sentito dire qualcuno che bisogna chiudere le frontiere per evitare che arrivino i migranti. Immagino che sia un'affermazione che più o meno avrete sentito ripetere anche in anni piuttosto recenti. In realtà tutti gli studi in materia ci dicono che quando si chiudono le frontiere non è che si fermano i flussi migratori. I flussi migratori semplicemente si riorientano. Cioè, abbiamo visto nella prima lezione che abbiamo fatto che se è vero che la scelta di migrare è sempre una scelta individuale, cioè alla fine è sempre un soggetto che decide se partire o meno, è altrettanto vero che la dinamica migratoria si svolge in contesti socio-economici strutturati, ovvero ci sono sempre delle modalità, dei meccanismi di collegamento fra i paesi di partenza e i paesi d'arrivo. Non è casuale, vedevamo nella prima lezione, che buona parte dei soggetti migra da quei paesi dove vi sono scarse risorse e sovrabbondanza di popolazione verso quei paesi dove vi sono molte risorse e sotto presenza di popolazione sostanzialmente. No? Quindi abbiamo visto che la migrazione è un po' un tentativo individuale di dare una risposta ai progressivi processi di impoverimento e di sperequazione economica che ci sono fra le varie aree del globo. Quindi di fatto uno parte perché ha necessità, banalmente, di garantire la sopravvivenza a se stessi, alla propria famiglia e ai propri figli. Quindi, sebbene i paesi che abbiamo visto, per esempio
l'Inghilterra, la Francia, la Germania decidono di chiudere le frontiere, questo non si traduce in un blocco dei movimenti migratori. Si traduce effettivamente in un calo degli ingressi su questi territori, ma l'effetto più importante è il fatto che i flussi migratori si riorientano verso altri paesi. Quei paesi che in passato non erano assolutamente stati interessati dalle dinamiche migratorie. Questo è importante, ci ritorno un po' di volte magari su questo aspetto, ma è importante perché oggi le dinamiche migratorie e il modo che i paesi occidentali utilizzano per approcciarsi alle migrazioni sono delle modalità che vengono sperimentate a partire da quegli anni, dalla fine della metà degli anni 70. Quindi le modalità che oggi vengono utilizzate dai paesi per normare le migrazioni sono delle modalità che si sperimentano a partire da quegli anni. Cosa determina questa situazione? Determina per esempio che una delle principali modificazioni, lo vedremo meglio quando poi vi parlerò dello specifico caso italiano, inizia nel discorso pubblico a farsi sempre più strada l'idea che la migrazione è un pericolo per l'ordine costituito, per l'ordine sociale ed economico dei paesi verso i quali i migranti vanno. Se per esempio voi leggete il libro Mobilità umane di Salvatore Palidda, viene ben inquadrato questa connessione che vi è fra l'affermarsi di politiche economiche neoliberiste e allo stesso tempo il venir fuori di un discorso pubblico che tende a criminalizzare la migrazione. I migranti sono visti in primo luogo, iniziano a essere visti in primo luogo come una potenziale minaccia. Ok? Ma ritorno a dire, su questo avremo modo di dedicare diverse lezioni, soprattutto a partire dalle prossime. Concentriamoci su quello che avviene all'interno dello scenario europeo quando i paesi tradizionalmente importatori di forza lavoro decidono di emanare le cosiddette politiche di stop. Viene fuori quello che negli studi è definito modello mediterraneo delle migrazioni. Cos'è il modello mediterraneo delle migrazioni? A differenza dei tre modelli precedenti, è un modello euristico. Cosa vuol dire? Mentre quando vi ho presentato il modello francese, il modello tedesco, il modello inglese, abbiamo visto quali erano le politiche che erano messe in atto da questi paesi per gestire le migrazioni, quando noi parliamo di modello mediterraneo, non stiamo parlando di un modello che un singolo paese o diversi paesi hanno utilizzato in maniera, come dire, scientemente. È in realtà un modello che hanno ricostruito gli studiosi per cercare di trovare elementi comuni a quei paesi che a partire dalla seconda metà degli anni 70 iniziano a diventare meta di flussi migratori. Perché iniziano a diventare meta di flussi migratori? Perché, come dicevamo prima, i paesi tradizionalmente importatori di forza lavoro chiudono le frontiere. La chiusura delle frontiere, questo lo ripeto, non determina un blocco dei flussi migratori, ma determina un riorientamento. E quindi che cosa succede? Che i migranti partono e si dirigono verso quei paesi che in passato erano interessati soprattutto dalle dinamiche emigratorie. Si chiama modello mediterraneo delle migrazioni perché appunto parleremo del caso europeo, e nel panorama europeo, per esempio, diventa attrazione dei flussi, diventano paesi di attrazione per i flussi migratori i paesi dell'Europa mediterranea. Dicevo prima, i paesi che tradizionalmente erano interessati esclusivamente da dinamiche migratorie. L'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, Malta, ok? E diventano aree di partenza, soprattutto i paesi, in una prima fase, vedremo, poi si aggiungeranno sempre più paesi, i paesi della sponda sud del Mediterraneo, quindi sostanzialmente i paesi del Maghreb, e
a partire dagli anni 90, anche i paesi dell'Europa dell'Est diventano aree di partenza. Quindi sostanzialmente cambia un po' lo scenario migratorio, proprio perché paesi come l'Italia, che fino agli anni 70 erano stati interessati esclusivamente dalle dinamiche emigratorie, cioè dal fatto che i cittadini lasciavano il proprio paese per andare verso altrove, a partire dagli anni 70 iniziano a diventare meta di flussi migratori, cosa di non poco conto, senza avere una legislazione in materia. Vedremo nella lezione che immagino dovremmo riuscire a fare la prossima volta, che per esempio l'Italia incomincerà a dotarsi di strumenti normativi per gestire l'emigrazione solo a partire dal 1986. Stessa cosa dicasi per la Spagna, solo a partire dall'85. Sebbene in questi paesi i flussi migratori arrivano già dalla seconda metà degli anni 70. Quindi ci sono sostanzialmente un quindicennio di assenza normativa per gestire il fenomeno. Quali sono gli elementi che caratterizzano quindi quello che viene definito dagli studiosi il modello mediterraneo delle migrazioni? Ora, io vi presenterò alcune caratteristiche trasversali ai diversi paesi che sono interessati dai fenomeni migratori a partire dagli anni 70. Lo ritorno a dire fino alla noia, da quando i paesi tradizionali, che tradizionalmente importavano forza lavoro, chiudono le frontiere. Una prima differenza rilevante è il fatto che si passa da migrazioni tutto sommato monorientate a migrazioni pluriorientate a ventaglio. Cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente nelle moderne dinamiche migratorie, quelli che erano in passato i meccanismi di collegamento fra paesi di partenza e paesi di arrivo vengono sempre meno. Ricorderete che, per esempio, i movimenti migratori verso la Germania, Svizzera, Belgio erano normati sulla base di accordi tra paesi per forniture di manodopera, così come pure i flussi migratori verso la Francia o verso l'Inghilterra seguivano le dinamiche delle politiche coloniali. Quindi in Francia andavano migranti provenienti dalle ex colonie francesi, in Inghilterra andavano migranti provenienti dalle colonie del Commonwealth. Questo ha delle ricadute sicuramente da un punto di vista sociale. Innanzitutto, chi arrivava in Francia o chi arrivava in Inghilterra, tutti i limiti che quei sistemi avevano, come abbiamo visto, quando arrivano in Francia i migranti conoscono il francese, quando arrivano in Inghilterra conoscono l'inglese. Quando nella seconda metà degli anni 70, all'inizio degli anni 80, i migranti arrivano nei paesi dell'Europa mediterranea, in particolare l'Italia, la Spagna, dicevamo prima la Grecia, non conoscono la lingua del posto. E quindi questo, Federica Trifoglio, può escludere il microfono? Così, se no si sente il ritorno mentre parlo. A meno che non voglia intervenire, a meno che non ci sia qualcosa che magari non è chiaro e vuole intervenire, è liberissima di farlo. Quindi dicevo, quando per esempio i flussi migratori iniziano a interessare il nostro paese, in maniera numericamente significativa, quindi a partire in particolare dagli anni 80, quando noi abbiamo un numero significativo di arrivi, beh, ci accorgiamo